sto camera. Intendo l'ore del gabbone. Stamattina mi sono svegliato col pendolone barzotto. Cielo duro, sì, cielo duro, sì. E non aggiungo altro, perché quando uno si sveglia col pendolone barzotto, almeno nel mio caso, Moscopa? Significa tantissime bombe de cazzo e de calcio mercato. Ciao, this is Gabbo, un bello a tutti da me, ma soprattutto un saluto ad Andrea e a tutti gli amici spettatori di Calcio Pazzo. Ovviamente questo è il pendolino del Gabbone, ma qui sotto, ragazzi, c'è semplicemente il cazzo. Diciamo il motore padre che dà vita a questa serie. Oggi vi dirò tre nomi importantissimi, poi soprattutto serie molto attendibile. Andate a guardare gli episodi precedenti, ragazzi. Finora non ho sbagliato un colpo, tutte le bombe di calciomercato che ho tirato si sono verificate nella realtà. Ma che cazzo stai a dire? Preparatevi, perché pure sta settimana, ragazzi, tre sbomboni di quelli pazzeschi. Io partirei... Ecco, guardate, questa è una D, questa è una D. Paolo Dybala. Oh, Stava che schia tutto. Paolo Dybala, ragazzi, preparatevi, perché se parla di Manchester United potrebbe annallà, se parla di Tottenham potrebbe annallà. Non è che mi è venuta una voce da guardare, no, mi è uscita una voce dal cervello che mi dice che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, 99,9%, Paolo Dybala non resterà alla Juventus, ma ragazzi, avverrà uno scambio clamoroso con una squadra spagnola. Statevi buoni, perché questa è una cosa di quelle pazzesche. Ragazzi, Paolo Dybala verrà scambiato con il Real Madrid per Karim Benzema. Ma vaffanculo, va! Benzema più una fracca dei sordi. Juventus che cercava de prende Lukaku, cercava una prima punta, ci ha provato coi Cardi. No! Ragazzi, alla fine Dybala andrà al Real Madrid e alla Juventus arriverà Karim Benzema, più un sacco di soldi per la Juventus di differenza economica. Andiamo alla seconda, buoni tutti. Allora, però, qua devo fare una cosa, devo un attimo... Un'esplorazione, ho dovuto un attimo esplorare la situazione del pendolone padre, non madre, perché sarebbe un controsenso. Due bottarelle così. Preparatevi, ragazzi, perché... Non lo so, ma l'Inter potrebbe essere beffata all'ultimo. Non so perché si sta inserendo... Questa è una N, il Napoli sul giocatore, ma riguarda un giocatore della Roma e che porterà una concatenazione, perché la Roma dovrà sostituirlo e lo farà in una maniera di quelle clamorose con due M. Edin Dzeko. Ragazzi, non c'è Lukaku che tenga per l'Inter, non c'è quello che tenga per quell'altro, ma c'entra anche... Preparatevi, perché Edin Dzeko, l'Inter potrebbe essere beffata ed Edin Dzeko potrebbe andare al Napoli in extremis, così. Ma parla stronza! Non si sa per quale motivo. Napoli che si interessa improvvisamente al giocatore, offre 20 bombe alla Roma e Roma che accetta. E quindi, non lo so, l'Inter chi prenderà? Vabbè, ve lancio pure sta bomba, resterà Icardi. Icardi resterà all'Inter e farà 174 gol in 5 anni, nei prossimi 5 anni. Una cosa di quelle pazzesche. Ma attenzione, perché adesso situazione AS Roma, e qua c'ho bisogno veramente di una spendolata di quelle pazzesche, ma anche di una smucinata, perché devo sentire anche la consistenza di qua sotto, la situazione, per sentire se è ancora barzot o no. Non è più tanto barzot, perché quando parli di Roma parte già... Sapete con chi la Roma sostituirà il partente Edin Dzeko? Non lo sapete? Ve lo dico io, è semplicissimo. Antonio Cazzaro si è proposto alla Roma e sembra che la Roma sia disposta ad accettare. Lo faranno allenare un'ora e lo metteranno in prova. Antonio Cazzaro, sperando che non ci ripensi, che probabilmente sarà
sarà preso e giocherà da prima punta tutta la prossima stagione, si metterà là davanti su, con la mano sul palo, aspettare che arriva qualche passante, come dice sempre il signor Spalletti, e niente, cercherà di buttare le palle in rete, oltre non le sue, le palle, quelle le butta in altri modi, no, i palloni. Fatemi sapere voi che... Mamma che bombe oggi, oh. Cioè, ma come possono uscirmi fuori delle bombe del genere? Non lo so io, guarda. Tanti mi piace su questo video. Un saluto ad Andrea, a tutti gli amici spettatori di Calcio Pazzo per nuove bombe di calcio mercato del Gabone insieme al doppio pendolone. Il pendolino e il pendolone. Un saluto a tutti voi, raga. Basta, sono toccato. Ciao.